E ciao a tutti e bentornati a The Media, la nostra città moddata su Cities Skylines 2. Nello scorso episodio abbiamo iniziato a riempire il nostro terzo villaggio e oggi continueremo a farlo, ma non ci dedicheremo solo a quello. Abbiamo anche quest'area qua sopra di cui vi avevo parlato le scorse volte, che vedete è relativamente piatta, relativamente. Voglio andare ad appiattire questa sezione e poi voglio creare lì una zona industriale. Prima di continuare, iscriviti per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Che sia quindi una zona che vada a riempire il villaggio, vada a riempire altre cose, eccetera. Questa zona industriale sarà più o meno all'altezza qua del terreno, voglio farla. E dovremo anche cercare di capire un attimo come sfruttare al meglio i collegamenti. Sicuramente possiamo usare questa strada perché, vedete, può portare tranquillamente all'autostrada principale, ma stavo pensando anche di fare una seconda strada che vada a passare sopra questa e vada magari a collegarsi qua giù. Non sarebbe male. Dobbiamo attraversare la ferrovia, ma credo sia il problema minore, possiamo farlo direttamente da qui. Ora, direi quindi di partire, quindi facciamo ripartire la simulazione intanto. E diciamoci a questo. Inoltre, anzi, prima ancora di partire con tutto, vedete che ci manca ancora estrazione delle rocce e estrazione dei minerali. Voglio piazzare queste due prima di continuare, visto che abbiamo la nostra area qua giù che stavamo riempendo. In questo modo abbiamo più o meno tutte le estrazioni principali e possiamo dedicarci a quello che ci interessa di più. Quindi io direi di fare una cosa così. Ok, poi andiamo a togliere tutti gli snapping. Mettiamo la stradina qua giù, così se mai servirà qualcosa ce l'abbiamo. Ok. Ora andiamo a inserire, vediamo un pochino quanto è l'area. Posso fare estrazione delle rocce, quanto è grande? Arriva fino a qui circa, ok. Quindi qua io posso fare una cosa così. Lì. In teoria dovrei riuscire ad arrivare tranquillamente fin lì. Ah, di poco. Devo usare l'altra allora. Usiamo questa così. Così dovrei riuscire a coprirla tutta. Vediamo. Assolutamente sì. Ok, andiamo a togliere questo. Vi ricordo che abbiamo le mod che ci permettono sia di aggiungere minerali nel caso vogliamo, sia di far funzionare tutte le strutture di estrazione senza minerali sotto. Quindi non ci importa dove le stiamo piazzando. Quello sarà perfetto. Ora andiamo a seguire per bene queste stradine qua. Ok, e andiamo a cercare di seguire questo in un modo relativamente realistico, relativamente. Perfetto. Andiamo bene fin qua giù. Ecco qua. Ok, e l'altro che ci mancava a parte le rocce erano minerali. E adesso andiamo a mettere quelli. Ora, io direi che non dovrebbero consumare risorse alla fine, perché questi minerali, quindi posso mettere la strada qua, questi minerali qua, se sono piazzati dove mancano, come fa a consumarli? Appunto. Allora, andiamo a piazzare qua, perfetto. Togliamo di nuovo questo che non ci serve, andiamo a seguire di nuovo le stradine. Ok, andiamo a continuare fino in fondo. Dopo, per l'inquinamento, non vi preoccupate, ve ne avevo parlato la volta scorsa, la mod Anarchy, quella che ci permette di piazzare le cose un po' ignorando i vari limiti, ha ricevuto un aggiornamento. Aggiornamento che adesso ci permette di piazzare copie degli edifici unici, quindi piazzarne più di uno, con gli effetti che aumentano. E c'è un edificio che possiamo sbloccare più avanti che
letteralmente riduce tutti i tipi di inquinamento. Quindi inquinamento del terreno, inquinamento dell'aria. Se andiamo a spammare quello, in teoria, molto in teoria, dovremmo completamente eliminare l'inquinamento. Se vediamo che funziona, allora... non sarebbe male. Ora, tu posso anche far così. Vabbè, meglio di niente. Ok. Adesso abbiamo tutto. L'unico problema è qua l'acqua. Cavolo. C'ha ragione anche lui. In questo caso andiamo a eliminare sta pozza d'acqua. Anche se è un po' interessante come forma, devo dire. Non capisco bene perché si sia mossa così, ma vabbè. Sapete che sono tentato di tenerla? Lo so che non si estraggono le cose dall'acqua, però è molto interessante come forma. È davvero molto interessante. La domanda è, si sta alzando a livello dell'acqua o fa finta? Vediamo un pochino. Andiamo alla punta di questo puntino qua nero. Sì, il livello dell'acqua si sta alzando, ok. Se arrivasse in pari con questo, potrebbe essere un problema? Sì, perché bloccherebbe la macchina, come non detto. Allora, sapete cosa? Facciamoci una bella foto ricordo con questo. Lì. E andiamo a bloccare qua, perché non possiamo tenerlo così purtroppo. Quindi andiamo a ridurre il pennello. 100. Mamma mia, orribile. Ok, andiamo ad ingrandire un pochino il pennello, va. Si è fermato sto passaggio d'acqua o continua, che non ho capito. Non sembra essersi fermato, ok. Prendiamo una più grande allora. Lì. Questo è molto più interessante. Se rimane il laghetto così e non evapora sarebbe molto figo, devo essere sincero. È venuto molto meglio di quello che pensavo. Ok, ora mettiamo un attimo questo, così siamo sicuri che non avremo sorprese. Ok. Sì, sta evaporando, perfetto. Ottimo, raga. Guardate che bello. Totalmente inaspettato, ma è veramente bello. Questo potrebbe direttamente essere già thumbnail. Nel dubbio lo salviamo. Wow. Poi col fatto che proietta anche l'ombra e tutto, wow, non me l'aspettavo. Ok, guardate, siamo in positivo con tutto. Bene. Allora, torniamo al nostro villaggio adesso e dobbiamo lavorare qui sulla zona industriale nuova. Allora, innanzitutto ripeto, io la voglio a terra. Wait, l'anarchy non mi permette di modificare questo, vero? No, ok, mi stavo preoccupando. Allora, io lo voglio alla stessa identica altezza. Quindi se io prendo questo e faccio qua. Perfetto.
Lo voglio a questa altezza qua. Andiamo a fare così. Perfetto. Poi andiamo a fare così. Perfetto. Ottimo. Esattamente come lo volevo. Ora andiamo a prendere questa stradina qua, perché dobbiamo farla arrivare fin giù. Andiamo ad attivare il contorno. Perfetto. Ok. Ora dobbiamo fare una strada che vada dentro la zona industriale e un'altra che se ne vada. Come la facciamo al meglio? Che tipo di incrocio ci mettiamo che possa gestire questo traffico e questo traffico? Perché mettere direttamente una trombetta qua in mezzo? Sarebbe fattibile una trombetta lì in mezzo, letteralmente all'ingresso una trombetta. Una trombetta all'ingresso, uno porta di qua e l'altro se ne va dritto qua in mezzo. Proviamo, proviamo, vediamo come viene una trombetta letteralmente all'ingresso, sono curioso. Attiviamo questo, voglio metterlo nel punto più largo, mal che vada possiamo sempre toglierlo. Andiamo a far così. Sì. Ok. Ora. Andiamo a fare così. Un po'. Ok. Perfetto. Ok, poi andiamo a mettergli via questo. Ah, di poco. Se facessi 7.5. Ah, peccato. Peccato, peccato, peccato. Dobbiamo tirarlo un po' più indietro. Facciamolo fare un po' più indietro. Allora, partiamo magari da... qua. Nah. Mi fa detto di fare così. Partiamo da qua. Ok. Bel lag. Adesso andiamo a invertire questa, magari. Lì. Bella come parte finale. Questa non l'ho mai vista che poteva essere... poteva esistere. Questa fatemela salvare, che magari... ci posso fare un video in futuro. Interessante. Chiude così. Ottimo. Ok. Ora, in teoria, da qua dovrei avere abbastanza distanza. La risposta è ce l'ho. Ok,
dove la faccio chiudere? La faccio chiudere di qua, perché altrimenti non ci si sta. Quindi tu ti devo far andare più avanti col pilone. Perfetto. Facciamola così. Perfetto. Tu prosegui un pochino, giusto un pochino, non tanto. Ok. Poi. Possiamo prendere questa. Non mi piace questa. Facciamo così. Ok, perfetto, siamo riusciti a fare una trombetta al limite. Ora andiamo a mettere la giusta matematica delle corsie. Ok. Ok. Poi andiamo a vietare le curve che non vanno fatte, come ad esempio tu. Bene. Ora, vediamo un pochino. Direi che potremmo fare una cosa di questo tipo. Vediamo un po' se viene come l'ho in mente. Quindi andiamo a partire da qua. Andiamo a fare una cosa. Via sta roba che non mi serve. Via la griglia che non mi serve. Andiamo a far così. E così. Ok. Il limite di velocità è sempre lo stesso su questo, no? Mi ricordo mai. Manco c'è scritto, perfetto. Come non detto, sull'autostrada c'è scritto. Qua non mi ricordo dove cavolo ci stava scritto. Vabbè. Allora, da qua dobbiamo far arrivare il collegamento a questo. Io direi di fare una cosa così. Molto semplice. Fa lo stesso se la griglia non è perfetta lì. Ora, questo andiamo a farlo. Togliamo tutti gli snappi e ne facciamo l'incrocio più largo possibile. Lì. Non è proprio larghissimo, ma... Ok, adesso andiamo ad allargare questo. Perfetto. Adesso andiamo ad allargare questo. Ve l'avevo già mostrato in un video come fare gli incroci larghi come sto facendo adesso. Perfetto. Ok. Guardate com'è largo l'incrocio rispetto all'inizio. Il problema è che mi sa che abbiamo un nodo di mezzo qua. C'è qualcosa che non è andato come doveva. Ritentiamo a far questo un attimo, vediamo. Prima di continuare, iscriviti.
per supportarmi e non perderti nessuna delle prossime guide, tutorial e news su Cities Skylines 2. Ok. Ok, ok. Ora, se vado a mettere tutto questo come asimmetrico. Ok, e poi andiamo a mettere i semafori come si deve con la mod specifica. Oh, come sempre si bugga la linea esterna. Perché si bugga questa linea esterna? Ok, no, si è sistemata, meno male. Allora, in questo caso... avere un doppio dritto non ha senso, è meglio avere un doppio sinistro. Ok, qua... tu non hai senso di esistere, tu vai dritto. Sei un doppio sinistro anche tu. Tu sei un doppio destra e tu vai a sinistra. Ok. Sì, c'è questa qua che è un po' buggata perché esiste ma non esiste. Se questo lo facessi inverso... se questo lo facessi così... come viene? Uno destra, uno sinistra. Comunque buggato, no? Beh, vediamo. Se la gente lo utilizza comunque come deve, allora me ne frego che sia buggato. Se non viene utilizzato come, come si deve, allora è uno schifo. Perfetto. Ora possiamo andare a fare un po' di industria, finalmente. Che bello che ti fa le curve perfette se lo lasci così. Adoro. Ok. Ora. Qui qua giù. Quanta copertura abbiamo? Vigili no, Pula sì. Ok, quindi dobbiamo mettere uno di vigili del fuoco qua in mezzo. Andiamo a piazzare giù bello tranquillo, siamo a posto. E andiamo. C'era la fonte d'acqua. Beh, chi se ne frega. Il vento è a favore, sì. Andiamo a far così. Ok. Sì, adesso te li do i collegamenti. Non te preoccupa. Poi scusa, in che senso? Ah, come al solito, giusto. Andiamo a fare... Opa. Non li ha connessi. Mannaggia, non li connette mai quando deve. Ne ha connesso uno, spero che automaticamente sia connesso anche l'altro. Sì, ok, magicamente connesso anche l'altro. Perfetto. Ok. E qua io potrei fare letteralmente un tunnel, perché... già. Qua posso fare un tunnel per attraversare la montagna. Andiamo a tirar via l'anarchy. Andiamo via questo. Ok.
Bello lì il tunnel, mi è piaciuto. Allora. Questo, però... io non lo voglio sempre largo 2. Quindi andiamo fin qua giù. E lo mettiamo così. Ok. Ora andiamo a portare su questo. Ok. E ora dobbiamo decidere il dove andare. Io sono interessato ad arrivare laggiù. Però devo arrivarci attraverso le montagne. Quindi qua, finché così, posso andare abbastanza dritto, oserei dire. Non siamo messi così male. Qua però dobbiamo iniziare a ragionare un pochino. Fare qualcosa così, seguendo la montagna, sì. Ok. Seguiamo la montagna. Perfetto. Ok, e siamo arrivati qua giù. Andiamo su. Ok, ora, come connettiamo queste? Secondo me ci conviene fare il nostro classico incrocio, detto molto sinceramente. Credo sia la cosa migliore. Ok, quindi andiamo a fare così. Così, poi andiamo a prendere questo. Perfetto. Non è venuto per niente male. Ottimo. Allora, adesso andiamo a mettere i soliti... la solita matematica delle corsie corretta. Allora, andiamo a far così. Perfetto. Qua possiamo mettere un 4. Qua possiamo mettere un 4. Perfetto.
andiamo a rifare il pezzettino finale di questi collegamenti, come questo ad esempio. Questo qua giù è già corretto. Bene. Ora non ci rimane che dirgli questo. Open. Tu non vai dritto. Ok. Tu a destra non ci vai, la curva 1 non la fai. Manco a sinistra, vai. Tu vai solo dritto. Tu a destra non ci vai, dritto manco, solo sinistro. Perfetto. Ottimo. E così abbiamo un'autostrada anche di collegamento tra questa zona industriale e quest'area laggiù, senza andare ad utilizzare altro, perché non avevamo strade. L'altra strada è questa qua lunga che arriva fin là in fondo. È un po' una strada di montagna, come avete visto quando l'abbiamo costruita, ma secondo me potrebbe essere molto interessante. Bene. Allora, controlliamo il grafico della disoccupazione, vediamo un pochino come siamo messi. Ok, qua giù come siamo messi. Ok, ottimo. Qua giù allora io andrei a prendere questa. La ignoro bellamente. Andiamo a far così. Come ho fatto a cannare la griglia e andare solo dritto, poi lo voglio sapere. Poi andiamo a fare così e così. Anzi, facciamolo fatto bene, dai. Tanto che siamo qua, visto che questa è la nostra serie dettagliata. Lì. Perfetto. E anche qui andiamo a inserire di nuovo industria. Industria. Perfetto. Così buona parte di quello che avevamo in deficit, in teoria, adesso dovremmo recuperarlo. Ora, qua giù, intanto che ci siamo, io voglio fare una cosa. Perché a questo punto noi possiamo permettercela. Perché no? Quindi voglio andare a fare... Allora, un asimmetrico qua. Così. Poi asimmetrico qua giù. E andare a collegare le due cose. Non è questo che doveva succedere. Vediamo se faccio così. Vabbè, è venuto bene, è venuto bene, dai. Andiamo qua giù a rimpicciolire questo. È proprio una cosa semplice, semplice, semplice. Però vuol dire che da quest'area industriale possono anche prendere questa strada. Se vogliono andare a fare qualcosa. Schifo non fa. Assolutamente. E vuole anche dire che quelli che vengono da questo giro... possiamo fargli fare... una cosa interessante, quindi se io questo lo vado a inserire così, qua io posso andare a prendere questa, eccoci qua, e farla andare giù qua. Se mi toglie un attimo sto segmento che mi conviene prima mettere questo. Grazie. Ah, boh, va bene così, dai.
lo stesso se non è proprio perfetta la matematica, non abbiamo le strade corrette finché non avremo degli asset. Troppo lungo. Ok, ovviamente qua gli diciamo, cavolo vuoi fare a sinistra, non ci vai. Ok. Dai, mi ritengo soddisfatto, mi ritengo soddisfatto. È venuto abbastanza bene, ottimo. Ok. Ora, visto che qua si sta costruendo tutto, andiamo anche a piazzare un attimo qualche casetta, perché altrimenti è una tragedia. Abbiamo giusto questo segmento qua, direi di sfruttare questo, quindi facciamo così. Io andrei a mettere anche un parchettino, sinceramente. Non ne abbiamo bisogno, come non detto. E andrei a fare qualcosa di questo tipo. Così. Cresci attaccato dall'altra parte, per favore, perfetto. Così, molto semplice, molto molto semplice, però. Però dovrebbe essere bello. E poi qua giù, che avevamo decorato l'altra volta, mi sembra un po' vuoto come cosa, quindi magari aggiungere un paio di alberi. Così, secondo me renderà il tutto molto più bello, devo essere sincero. Sì, mi piace molto di più adesso. Ok, e visto che abbiamo l'area industriale qua giù, adesso possiamo andare a inserire un inceneritore, anche questo qua giù. È sicuramente molto importante. Lo mettiamo di fronte all'incrocio. Perché? Perché così non ci verrà la tentazione di piantare delle fabbriche in fronte all'incrocio. Potrebbe non essere simpatica come cosa. E qua l'energia dell'inceneritore la esportiamo direttamente. Ce ne freghiamo totalmente. Bene. Signori, io sono molto soddisfatto del nostro lavoro, devo essere sincero. Molto molto bene. Qua ho spezzato un pochino la griglietta di casette con una casa un po' più grossa. Così gli diamo un po' di varietà, che schifo sicuramente non ci fa. E intanto che ci sono, io sarei tentato di fare una cosina qua. Così. Ok. Non attaccate agli edifici, voglio. Ok. E qua giù andiamo a mettere qualche casettina a schiera. Tanto per cambiare. Poi alberelli, grazie. E andiamo a fare una cosa così. Ok, e poi stessa cosa di qua. Perfetto. Ok, ok. Molto verde come villaggetto, mi piace. Dobbiamo rifare la linea dei treni la prossima volta. Me lo sono scordato, ormai non c'è più molto tempo per farlo. La prossima volta dobbiamo rifare la linea viola, perché vi ricordate che fa tutto questo passaggio stranissimo, invece di fare il giro da questa parte, che dovrebbe essere più facile.
ecco perché fa il giro da sta parte, perché non li ho mai collegati questi. Ah, che pollo. Magari si aggiusta da sola la linea adesso che la faccio, vediamo. Ma che pollo, non li ho mai collegati. Bro, ha detto di andare dritto. E infatti. Oddio. Ritentiamo. Senza l'anarchy. Ok, adesso fa il giro corretto invece di fare il giro lunghissimo. Perfetto, come non detto, l'abbiamo già sistemata subito. No, perché se doveva andare sempre da qua in mezzo era un disastro unico. Dover passare sempre da qua in mezzo. Così almeno un po' più utilizzabile, dai. Ora potremmo, e dico potremmo, andare a... fare una stazione qua. Però lo vedremo in futuro, non credo abbia quel gran senso adesso. Andiamo a vedere qua cosa si è costruito. Ottimo. Mi piace, mi piace, mi piace. Con i due negozietti da ambo i lati mi piace. Fantastico. Voglio solo aspettare di vedere come viene questo. Dovrebbe apparire a breve. Ok, stazione di carburante, ci sta. Ci sta cibo. E adesso dovrebbero venire fuori queste. Sono molto 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 curioso. Sapete cosa? Mettiamo un attimo in pausa. Vediamo un po', perché secondo me potremmo fare una thumbnail molto carina così. Fatemi anche salvare, perché secondo me non vorrei avessimo dei bug strani quando attivo la telecamera e ci crasha tutto. Ok. No. Siamo troppo in basso, non riusciremo a vedere bene. Velocizziamo un attimo la simulazione, dai. Vediamo che si costruiscano ste casette alla veloce. Sì, assolutamente sì, esattamente quello che avevo in mente. Esattamente quello che avevo in mente, wow. Ora, l'unica nota, mettiamo un attimo in pausa. L'unica nota, voglio che la strada pedonale vada a essere attaccata qua dietro. Adesso possiamo ritogliere questo. Facciamo così. Così la gente può letteralmente camminare. Non so in quanti usano gli ingressi posteriori, però... nel caso. È solo che questo ha un singolo parcheggio. Un po' un peccato un singolo parcheggio così. Vabbè, bello, appena messo già zona del crimine, dai. Letteralmente l'auto gialla che c'era dentro, il criminale. No, era un taxi. Vabbè. Allora, andiamo a mettere giù un parcheggino piccino piccino. Non riusciamo a farcelo star per poco? Ma ci riusciamo. Allora, vediamo un pochino, Vediamo. Non riesco a metterlo più verticale di così, vero? Sì. Ok. Esattamente dove volevo metterlo. Giusto, giusto, giusto.
Fantastico. Bene. Andiamo un po'. Ah, beh, avevamo già il parcheggio qua. Niente, sono un pollo. Vabbè, lasciamoli tutti e due i parcheggi. Ci sta, ci sta. Lasciamoli tutti e due. Signori, direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza, dai. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. Ciao.